ringrazio di questa occasione che mi viene offerta per incontrare studiosi, ricercatori che vogliono in qualche modo tornare indietro per guardare avanti, tornare al passato per essere proiettati nel futuro, perché credo questa sia la sfida più importante oggi, perché a volte il passato sembra diventare dietrologia, come delle manifestazioni nostalgiche di chi crede che il tempo non cambi. Pensiamo alla liturgia, che cosa avviene in qualche caso, no? E invece il guardare avanti significa affondare, scoprire sempre più le radici, perché se le radici dell'albero non sono ravvivate, l'albero non si sviluppa nella storia. E allora questo vostro tema mi richiama solo due realtà che dobbiamo vivere e che stiamo vivendo. Per noi ritornare alle radici oggi significa Santo Ronzo è un'ombra, è un simbolo o è una storia chiara e concreta che ci riporta addirittura al martirio ai tempi di Nerone, 68 dopo Cristo. Ecco la prima domanda. E se noi vogliamo conservare queste radici, abbiamo bisogno di riscoprire il significato di questa figura. Recentemente il cardinale responsabile della Congregazione dei Santi ha detto: anche se non appare il suo nome nel martirologio, ormai tutta la documentazione storica attesta della realtà storica di Santo Ronzo, primo vescovo di Lecce, punto. Ecco il ritorno alle origini. Ma per guardare avanti, perché guardare avanti? Perché non dobbiamo vedere, dico spesso anche nelle geometrie, i simulacri, che sono belli, sono artistici, ci piacciono, rappresentano correnti artistiche o manifatture varie della sensibilità locale. Dobbiamo guardare ciò che questi uomini antichi continuano ad insegnarci oggi, dove apparentemente il passaggio culturale, ambientale, eccetera, eccetera, è notevolmente cambiato. Ma dal momento che l'uomo, pur condizionato dalla trasformazione del tempo, è sempre persona, una persona che ha una mente, uno spirito, ha un'anima, ha una volontà, ha delle relazioni, sta all'uomo capire come non dimenticare queste radici, ma nello stesso tempo in che modo queste radici diventano, per esempio, per la comunità cristiana, penso non solo, anche per la cultura, diventano ancora lezioni presenti. Parliamo della martiria, della testimonianza, che vale tanto nel mondo religioso quanto anche nel mondo civile, mondo culturale, mondo educativo. Perché martiria significa testimonianza, coerenza tra ciò che si annuncia, ciò che... E per concludere proprio questo discorso del progresso, come ritorno alle origini e modernizzazione, essere credenti e credibili, spesso detto, ripetuto spesso, perché il credente diventa credibile nel momento in cui non si chiude nella sua torre d'avorio e capisce che la stessa fede è una ricerca continua,
è un allargare completamente e continuamente gli orizzonti della comprensione della propria esistenza a partire da quelle radici nelle quali può essere radicata la mia cultura, la mia educazione infantile, di seminario, di vescovo, eccetera. Ma questo non restringe un orizzonte culturale, anzi, scusate, lo dilata sempre di più. Per cui vi ringrazio perché, ecco, questi stimoli, diciamo così, concreti, che ho trovato a Lecce più dai primi mesi del mio arrivo, non fanno che rallegrarmi molto e rimandarmi anche ai tempi dell'università, quando andavo quasi tutti gli anni, iniziando le vacanze di Natale che dovevano durare fino all'Epifania, i dialoghi del professor Castelli di filosofia della religione all'Università Statale di Roma, dove proprio sono laureato in filosofia. E per il dialogo anche, senza, non voglio dare sfoggio di cultura, ma quelle poche parole che vi rivolgo proprio per complimentarmi di queste iniziative e per farvi comprendere che per me è cibo non gradito, graditissimo. Anche se non è sempre possibile dedicare giornate intere come fare un dottore. Per cui ringrazio l'università, ringrazio anche l'amministrazione comunale per la sensibilità a queste tematiche e offro proprio come proposta, già l'ho detto, a Don Gigi per l'Istituto di Studio di Scienze Religiose, studiamo, approfondiamo la realtà storica di Santo Orazio. E questo può essere un impegno per tutti.